Immediato dopo gara del derby tra la Vigor e l'FC Cisterna si è concluso sul 2-2. Allora siamo con il tecnico della Vigor, Angeletti. Un risultato giusto per lei, mister? Ma secondo me no, per quello che abbiamo fatto in campo, come abbiamo costruito molto, e purtroppo quest'anno abbiamo il mal di gol. Abbiamo preso due pali, due tre salvataggi a porta vuota, cioè, quindi dobbiamo fare la nostra colpa perché non facciamo gol purtroppo, quindi se non fai gol alla fine rischi anche di pagarla. Ecco, si dice spesso, insomma, che l'importante è che la squadra gioca bene, prima o poi i gol arriveranno. Il problema è che adesso questa astinenza da gol si inizia a protrarre già da un bel po' di gare. Ma diciamo che non era mai successo in tanti anni, purtroppo questa malattia che sta diventando cronica è un po' un problema, quindi dobbiamo lavorarci molto. Perché l'avete visto tutti, il gioco lo facciamo, quindi alla fine loro hanno fatto due o tre tiri in porta tutta la partita, quindi hanno giocato, poi sono usciti, non hanno ripreso perché sul 2-0 non hanno accusato il colpo, quindi comunque sono stati bravi pure a uscire, a riprendere la partita. E sui due gol presi ci abbiamo un po' di responsabilità in effetti, però purtroppo il calcio a 5 è questo, se non fai gol la paghi. Mister, si è sentita l'aria del derby quest'oggi? Ma sì, bene o male ci conosciamo tutti, quindi alla fine un po' si sente, anche se poi alla fine è una partita comune. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Grazie.